Buonasera a tutti, siamo in diretta dalla pagina del NARC, questa sera special guest Enrico Zennaro. Io ho avuto il piacere di navigare con lui nel 2017-2018, con lui abbiamo fatto due bei risultati, un terzo al mondiale e un secondo all'italiano, per cui quando parliamo di team vincente, io posso testimoniare che questa cosa si attua ogni qualvolta Enrico ci mette mano. Ma presentiamolo. Ciao Enrico. Ciao a tutti, un saluto a tutti gli amici che ci ascoltano. Sì, volevo ovviamente presentare anche il rappresentante di Chioggia Selling Experience che assieme a Enrico condurrà la serata. Volevo ricordare inoltre che a un certo punto ci sarà la domandona del quizzone che faremo nella parte finale della serata e chi vincerà, appunto, chi risponderà esattamente alla domanda avrà in dono lo giubbino del NARC offerto dai nostri sponsor. Ecco qua, Ale Pavanati. Pavanati lo conoscete, penso tanti o tutti, è il giornalista di Vela Veneta e ha fondato assieme ad altri Chioggia Sailing Experience. Vi lascio a Enrico e Ale. Ciao Noris, grazie Prego. innanzitutto. Un saluto a tutti gli amici del NARC, tutti coloro che ci seguono. Prima di iniziare è un po' doveroso, no? Ricordare che questa, tra le altre cose, sarebbe stata anche la prima settimana, anzi la settimana che precede quella che è la prima tappa del NARC. Poi è successo, insomma, quello che è successo, lo sappiamo. Siamo qui, NARC ha ben pensato di ideare questi webinar. Con noi quest'oggi un amico, Enrico Zennaro. Ciao Enrico e ben ritrovato innanzitutto. Di nuovo, ciao anche a te, Alessandro. Senti, ma la tua stagione com'era? Era iniziata o non ancora? Era iniziata in, diciamo, due categorie. Con il Motta avevo già iniziato ad andare a Cagliari a cominciare con degli allenamenti. E la barca si trova ancora bloccata a Cagliari e devo trovare un modo per riuscire a riaverla. E avevo iniziato assieme ad altri amici con il 69F sul lago di Garda, e proprio il giorno seguente c'è stato il lockdown di tutta l'Italia. Da quel giorno, come tutti, sono chiuso in casa. Bene, io direi a questo punto di presentarti ufficialmente con quella che è la presentazione che avevamo fatto. Insomma, sei un atleta montura, ma anche ambassador di una famosissima azienda, B&G. Hai vinto qualcosa come 8 titoli mondiali, 7 europei e 11 italiani. Ma soprattutto bisogna dire che la tua esperienza passa dai piccoli wine design a quelle che sono le barche più performanti, come ad esempio i 100 piedi. Come se non bastasse, hai partecipato ad un circuito molto famoso, quello delle Extreme Sailing Series, riservato ai catamarani, ma anche ad alcune delle regate offshore più importanti, come ad esempio il Fastnet, ma anche la Middle Sea Race, l'Arabian Sailing Tour e la Nord Stream Race. Dal 2019 regati, come dicevi, anche nella classe MOT, quella categoria di barche che si alzano letteralmente dall'acqua e grazie ai foil volano. Quest'oggi ti abbiamo invitato per cercare di rubarti anche qualche segreto, te lo diciamo subito. Sei un esperto di ottimizzazioni ma anche di regolamenti. E naturalmente, come diceva Loris, che anche lui testimoniava, essendo un atleta vincente, diciamo, volevamo capire quello che è il tuo segreto. Noi a Chioggia ti abbiamo visto nascere sportivamente. Ti abbiamo visto spesso regatare e negli ultimi anni anche spesso vincere. Ti abbiamo definito un perfezionista della vela. Questa sera cercheremo di capire ancora meglio il perché. Iniziamo subito. Grazie mille per la bellissima presentazione che quasi mi commuove. Per me, diciamo, non ho grandi segreti da dire a nessuno, ma posso raccontare, diciamo, le mie esperienze o le mie tecniche di come ho deciso di impostare sia la mia vita sportiva che
il lavoro di squadra all'interno di un equipaggio. Quindi dividerei il mio racconto in una prima parte che riguarda me stesso, come decido a quali regate partecipare, una parte dove parliamo della squadra e una parte dove potranno intervenire anche gli ospiti con varie domande. Parliamo delle ottimizzazioni proprio della barca, delle vele, dell'albero, un po' più La tecnica, parte più come tecnica, faccio. insomma. Esatto, immagino. Chi partecipa al NARC sia quella la parte un po' più interessante. Innanzitutto io di anno in anno, in base alle offerte che ricevo, decido a quali regate partecipare. Sembrerà strano, ma io cerco sempre di andare in barca con persone più brave di me. Non ovviamente tutti i 160 giorni in cui regato, ma magari in una parte di questi. Questo perché miglioro a vedere queste persone quando sono magari alla tattica o al timone o in altri ruoli al mio posto, e poi quando sono io il più bravo dell'equipaggio posso mettere in pratica quello che ho, diciamo, rubato con gli occhi da loro. Anche il ruolo non faccio sempre solo il timoniere o il tattico, che sono i ruoli che mi piacciono di più, ma vado a volte anche in barca molto volentieri come randista, e questa è, diciamo, una scelta proprio fatta a tavolino prima ancora di cominciare. Addirittura nel 2013 mi sono messo nel ruolo di team manager e anche un po' coach quando siamo stati a San Francisco per le Red Bull Youth America's Cup Selection Series, e lì ho visto il mondo della vela da una dimensione ancora diversa da quella che sono abituato tutti i giorni a fare e a frequentare. Quindi anche quell'esperienza mi è servita tanto. Penso che una parte molto delicata sia proprio questa, il bilanciare quanto migliorarsi, quanto imparare, quanto mettersi in gioco in circuiti di livello più alto di dove ci troviamo, è una parte molto delicata e molto difficile. Ritengo di avere anche un occhio al futuro quando mi metto, ad esempio, all'età che ho di 40 anni ad andare in mot, perché non è ovviamente una cosa facile ripartire da una deriva addirittura volante dopo tanti anni da quando andavo in laser, che ho smesso nel 2003. Però ritengo anche che i foil siano il futuro della vela professionistica, e quindi metterci un piede sia una cosa, ritengo, intelligente, e già mi è stata, diciamo, si vede che è una scelta giusta quando quest'anno sono stato chiamato a partecipare al circuito di barche volanti 69F, con le quali sono sicuro ci divertiremo tantissimo, perché viaggiare a circa 30 nodi di velocità, per quanto la vela sia il mio lavoro, è anche la cosa più divertente che ci sia, e quindi non vedo proprio l'ora di cimentarmi in questa nuova classe per me. Per Molto quanto bene. invece il lavoro di equipaggio, come tanti, sono abituato a organizzare una chat dell'equipaggio dove scandire i tempi di quando ci si trova in barca, di quale programma, dell'obiettivo della regata, in modo che tutte le persone siano consapevoli di qual è il goal della settimana in cui navighiamo assieme. Ci sono barche dove una delle mie peculiarità è quella di dividere tantissimo i ruoli extra sailing, quindi delegare ai trimmer magari la responsabilità delle vele, delle centrature, al prodiere della rigging, della carena, al navigatore degli strumenti. Io delego tantissimo, mandando tantissimo nel dettaglio. E questa penso sia un modo di tenere tutti coinvolti, motivati, e alla fine, essendo proprio i dettagli che fanno la differenza, forse ancora di più nell'orca dove non c'è un avversario diretto, ma si regata contro il tempo, è una cosa
a cui credo molto e che ritengo fondamentale. Addirittura nei TP52 o nelle barche della Coppa America del 2007 c'era un vero e proprio playbook dove ogni persona aveva un determinato ruolo extra sailing e doveva fare determinate cose da prima ancora di montare in barca a finita la regata. E quindi anche questa è una cosa che a me piace tantissimo organizzare, arrivare ai dettagli più difficili e più segreti, più che si tramandano e che non si trovano scritti da nessuna parte, che poi danno quel pizzico di velocità in più, che permettono una strategia semplice e la gestione della regata senza grossi rischi. Io tante volte ho la fortuna di andare in barca su equipaggi dove do l'appuntamento alle 10 a bordo e tanti si sono già preparati, sono già alle 9:30 in barca e che cominciano a lavorare. Io quando faccio il tattico su barche del genere vado in barca veramente rilassato e sono certo che va tutto bene. In altre situazioni, come ci siamo capitati tutti, se l'appuntamento viene dato alle 9:30 in barca e alle 9:30 qualcuno arriva al bar, qualche altro arriva alle 10, cominciamo a inseguire, è ovvio che sia più difficile organizzare un equipaggio vincente e anche tenere un gruppo una settimana intera. Però fa parte del gioco, fa parte della squadra e quindi è uno degli aspetti bellissimi del nostro sport, che siamo, non dico una famiglia, ma quasi, un gruppo veramente deve essere coeso per essere vincente. Invece, se ci vogliamo addentrare più in un qualcosa che faccio relativamente alla messa a punto delle barche, è quella di studiare molto bene i regolamenti che cambiano tanto a seconda se la stessa barca è regata nella categoria One Design, regata nella classe Orc, se la classe Orc è a livello italiano ci sono determinate regole, se a livello internazionale ce ne sono altre. E per fare degli esempi pratici mi riferisco al poter smontare le drizze quando si naviga, la tensione delle draglie, spesso a seconda del regolamento è diversa da barca a barca. Ci sono barche dove, faccio l'esempio dello Swan 42, dove di classe deve avere tutti gli interni, porte, tavoli, mobiletti, paioli. Quando regata in Orc a livello di campionati europei, campionati mondiali, si può smontare tutto, trasformare quel peso in piombo e sentina ed è un esempio pratico di una cosa sicuramente che aumenta le performance, ma che è un gran lavoro fare, smontare, rimontare, essere precisi nella stazza che prima è fatta in un modo, poi in un altro. È solo un bel gruppo coordinato può riuscire a controllare tutti i dettagli e lavorare bene su questo ed è veramente un piacere quando si riesce a ottenere risultati da barche dove si parte quasi da zero, dove già dall'ordine vele si discutono i disegni, i materiali e si arriva a tantissimi dettagli. Enrico, qua ti interrompo perché io sono testimone di, penso, 12 ore di stazza continua prima del mondiale, no, prima dell'italiano in realtà, del 2017, quello di Monfalcone. È stato veramente dura, togli, metti, sposta, veramente molto, molto, molto accurata la stazza e proprio da lì, secondo me, esce il numero che poi ti dà una mano a vincere le regate, insomma, effettivamente. Quella volta siamo stati fortunati ad avere proprio le regate di preparazione al campionato italiano, al campionato mondiale, per capire dove eravamo. Sembrava fosse tutto ok, ma poi i conti non tornavano perché io ho l'occhio di capire durante una regata Orc quanto
lasciamo durante il percorso, a seconda di che partenza abbiamo fatto, della tattica giusta o sbagliata, delle ley line. E lì, come ricorderai, Loris, qualche volta facevamo tutto giusto e nelle classifiche non venivamo premiati come volevamo, finché poi ci siamo accorti che nel peso della barca c'erano 380 kg che non si capisce come mai avevamo in più. Sono cose molto delicate, tra i bordi liberi, la salinità dell'acqua, da tantissimi fattori. Quando ho scoperto quello, abbiamo scoperto quello, abbiamo rifatto una stazza e da lì abbiamo cominciato a dare noi il ritmo agli altri. Fino all'ultimo giorno del mondiale eravamo in testa, quindi quello è stato un esempio di poco tempo e tantissime cose da fare, ma non le ho fatte io, le abbiamo fatte in 12 persone fino alle 8 di sera e è stato un lavoro di squadra proprio ben riuscito. Sì, difatti. Ci sarebbe una domanda che vorrei farti rispondere, perché un nostro amico comune, Riccardo Ravagnan, due estremi, Shira 2017 e Super Nikka, due grandi successi in contesti differenti, al di là dei di professionisti e non, qual è secondo te il determinante per avere il risultato? Ma sono, diciamo, due situazioni molto diverse, Shira con Super Nikka. In tutte e due le situazioni penso che il fattore comune sia il bel clima che si respira a bordo. Super Nikka ha un armatore che, essendo un imprenditore di successo e un velista che sa tutti i dettagli che noi professionisti andiamo a toccare, ci confrontiamo in primis anche con lui. Lui ci tiene lui come squadra, mentre su Shira eravamo, il nostro armatore non aveva la minima esperienza di regate, era la prima sua, diciamo, test nel mondo della vela, e aveva delegato proprio te, Loris, in quel ruolo, e quindi eri tu il nostro interlocutore con lui. E anche in quel caso, essendo tu un bravo velista, quando parlavamo di cose che ci servivano da fare, tu capivi benissimo che non erano cose inutili, ma erano cose determinanti, e ce le lasciavi fare, facevi di tutto affinché venisse dato l'ok dall'armatore. Quindi, diciamo, il punto comune che trovo tra quei due equipaggi è un lavoro di squadra e avere dall'alto chi comanda, che capisce le esigenze sul serio. Certo, confermo tutto quello che è stato detto. Effettivamente, comunque, il team è sempre il team, cioè si lavora sempre in team, si lavora sempre in equipaggio. Ovviamente la sua funzione è quella di leader del team, è sempre fondamentale, e appunto se c'è un leader che trascina, il resto dell'equipaggio rende molto di più, effettivamente. Certo, è sempre molto delicato bilanciare bene le persone che vanno in barca nel weekend per passione, che hanno magari voglia di riposarsi il sabato e domenica quando si presentano in barca, con i professionisti che devono per forza fare il risultato per giustificare all'armatore di essere stati chiamati, e anche per soddisfazione personale. E questo bilanciamento è forse una delle cose più difficili del mio lavoro. Per fortuna vado in barca spesso, anzi sempre, con persone che, anche se non sono professioniste, capiscono le nostre esigenze, e anche magari a volte noi professionisti capiamo che non possiamo chiedere l'impossibile a chi è poco esperto, e quindi riusciamo a convivere, ed è una cosa delicata, ma uno dei segreti. E qui ti interrompo di nuovo. Hai parlato di professionisti. Io avrei una domanda, anzi te la faccio fare direttamente da lui. Abbiamo con noi Diogo Caiola, noto tattico, pluri
partecipato a qualche Olimpiade in più ciao. Di una classe. Ciao Enrico. Ciao Diogo, devo preoccuparmi? Io mi preoccuperei, in effetti. Fai pure, Diogo. No, tutto tranquillo. Prego. Mi sento benissimo. Fai la domanda a Enrico. Enrico, secondo te qual è il tuo l'armatore più bravo con cui hai navigato? Con questa domanda mi fai rimanere con un armatore solo e ne perdo tutti gli altri. È una vera domanda da cattivone. Diciamo che al di là degli scherzi, ogni armatore ha, come ogni persona, come ogni velista, le proprie caratteristiche e ognuno di questi ha dei pro, dei contro, delle cose che sa fare meglio. Ho la fortuna di conoscerne tanti che sono, prima ancora che nella vela, dei vincenti a livello aziendale, familiare, poi anche sportivo. E quindi purtroppo non riesco a fare un nome perché ne conosco tanti, non solo quando andiamo in barca assieme su Super Nika ne abbiamo uno, ma anche mi riferisco ad esempio allo Swan 42 Mela, dove quando ho cominciato ad andare su quella barca avevamo tutta una serie di cose da sistemare, abbiamo cambiato gli strumenti, le vele, le centrature, abbiamo messo in lima il bulbo, il timone, fatto spruzzare l'antivegetativa che prima neanche c'era, e quindi anche con lui mi trovo molto bene e le cose a volte sono andate fino oltre le aspettative. Come tu forse Diogo sai, non mi piace poi rimanere seduto dove sono e mi piace sempre mettermi in gioco su cose sempre più difficili. Ad esempio con lo Swan 42 non regato più nelle regate One Design, ma ho deciso quest'anno di partecipare alle regate One Design della classe Swan sullo Swan 50. Ne ho parlato assieme all'armatore dello Swan 42, che saluto, Andrea Rossi, e assieme a lui quest'anno regateremo nel circuito Orc, proprio perché abbiamo sbagliato a Sibenico una sola regata, la lunga, che ci è costata la settimana intera, e quindi anche lui aveva voglia di cercare di fare qualcosa di buono nell'Orc, e quindi con lui, se le regate c'erano, avevamo pianificato, oltre a un campionato primaverile di preparazione del team, di partecipare all'Europeo di Capri e al campionato italiano di Gaeta. Staremo a vedere quando si ricomincia, a che punto della stagione riprende il calendario. Farei io una domanda a Diogo a questo punto. Sappiamo che è diventato il tattico di un imbarcatore davvero molto molto importante. Stiamo parlando di Comanche, che sembra di capire è arrivata in terra in questi giorni, o perlomeno arriverà nelle prossime settimane, sbaglio? La barca arriva domani in Francia, sarà scaricata in Francia e poi dobbiamo tenere lì la barca fino a che finisce tutto questo casino e poi decideremo cosa si farà. Ma io domando, non è che ce l'aspettiamo magari in alto Adriatico? Non sarebbe male. Cioè io, a me una delle regate che mi mancano è il Mondiale Obiket 16 in qualche paradiso, è la Barcolana. Questa barca alla Barcolana, se c'è un po' d'aria, si può fare delle belle cose. Però per il momento non sappiamo, siamo proprio in un momento di decisione, di,
di capire come finirà questa situazione, quando finirà questa situazione e quando possiamo tornare in mare. Beh, direi che questo non è uno scoop da poco, no? Voglio dire, pensare che alla tattica di Comanci alla Barcolana ha il suo valore aggiunto, vorrei dire che mi piacerebbe questo succedesse, ecco, appunto. Sarebbe il top, fare la prima Barcolana in una barca del genere, diciamo che è mettere insieme due cose bellissime, di quello che mi dicono, perché come ho detto non sono mai stato, però tutti i triestini, tutti gli amici triestini, italiani in generale, mi parlano della Barcolana come una gran festa della vela, non solo italiana, però mondiale. Ovviamente nella festa ci manco io, e non potrei non andare a questo posto, no? Infatti certo. Dovresti arrivare la domenica mattina, perché se vieni a Trieste tutta la settimana di allenamento, tutte le feste che ci sono la sera, poi la Barcolana non riesci neanche a farla. Non lo so, io sono sicuro che i miei amici triestini mi daranno una mano e ci fa, si può, certo, fare. Bene. Ale, volevi dire qualcos'altro? Proseguiamo con il racconto di Enrico. Penso di sì. È un grazie. Diciamo che insomma lo scoop con Diogo l'abbiamo fatto, no? Certo. Posso Diogo solo fare un'ultima domanda prima di andare a fare la cena? Certo, assolutamente sì. Enrico, mi hanno detto, cioè all'inizio, quando ti ho conosciuto anni fa, me l'hanno presentato come l'amico di Tommaso. Oh, adesso, quando arriva Tommaso, mi dicono no, questo è l'amico di Enrico. Cosa ha cambiato in questi ultimi anni? Che spiegami un po'. Tommaso è una delle persone che assieme a Franco Corazza, quando ho iniziato ad andare in barca, mi ha insegnato più cose in assoluto, non solo per quanto riguarda la vela, ma anche Tommaso per tutti noi, anche per te, immagino sia un punto di riferimento anche sul come ci si comporta a terra e anche su come ci consiglia in questi giorni di quarantena, su come si gioca in borsa. Quindi Tommaso, senza ombra di dubbio, ci ha tutti migliorato e aiutato. È una di quelle persone che fa parte delle mie scelte cercare di andarci in barca il più possibile. Questo scherzo che tu tenti di farmi nel dire questo è così, un bello scherzo, ma capisco. Lui è lui e rimane sempre tre scalini sopra a tutti noi. Ovviamente scherzo, perché tu lo sai bene quanto voglio bene a Tommaso, quanto voglio bene a te. Ovviamente è un piacere stare con te a bordo, è un grandissimo piacere navigare con Tommaso Chieffi. È un signore della vela italiana e della vela mondiale. Ho avuto anche l'esperienza degli ultimi anni navigare con lui e si impara tantissimo, si sta benissimo. Per quello, magari, per quello hai cresciuto così tanto negli ultimi anni. Può essere. Perché impari tanto. Può essere. Dovrei dare a lui una parte del mio compenso annuo e so che ne sarebbe contento. Io direi bene. Di proseguire, Enrico. Sì, grazie per questa bella sorpresa.
Sì, in colore. Scusami. Una domanda in realtà che ti volevo fare io. Scusate, ti è capitato, come hai detto tu in precedenza, di organizzare anche un team? Abbiamo un problema di American Scout. Attimo solo che... Sì, non serve. Abbiamo un problema di linea con Ale. Io direi di ringraziare molto Diogo che ci ha fatto. Grazie a voi. Che ci ha dato un bellissimo scoop. Che questo. Grazie, Rico. Riprenderemo in qualche comunicato stampa nostro. E alla prossima. Grazie ciao, mille, Diogo. Arrivederci. Grazie. Ciao. Ciao. Allora, riproviamo un po' il collegamento con Ale che mi sembrava un po' problematico. Ale, ci sei? Mi senti adesso? Sì, però io ti molto male. Se vuoi puoi fare la domanda, sento. Magari togli la telecamera, vediamo un attimino se la qualità audio è sufficiente. Volevo sempre chiedere ad Enrico, visto che insomma gli è capitato di lavorare e gli capita ancora con di giovani e con adulti, la differenza nel gestire le due fasce di età? Diciamo sono state c'è esperienza incredibile quella che ho avuto assieme ai ragazzi giovani, penso che siano a suo tempo erano dei grandissimi talenti della vela, ma ancora dovevano dimostrare completamente il loro valore. Dal 2013 a oggi sono passati tanti anni e quasi tutti sono diventati dei bravissimi velisti, degli ottimi timonieri, trimmer, tattici. Quindi ci avevo visto giusto quando avevo chiesto a quelle persone di partecipare. La differenza, se devo cercarla rispetto agli adulti, è che magari quando è stato il momento di performare, magari si sono agitati di più rispetto a persone di una certa età, a 40 anni, si affrontano le cose in maniera diversa che a 20-25, che fa parte dell'esperienza della vita sportiva e cose normali. Magari dovevo io capirlo prima e cercare delle situazioni dove allenare queste difficoltà. Dicevi insomma prima, conoscendoti anche, che quando ti capita di andare a bordo di imbarcazioni su regate importanti dove siete tutti professionisti, cogli l'occasione per imparare cose nuove. Ecco, nella gestione del team, che cosa, in base anche a tutta la tua esperienza che ti sei fatto, hai portato di tuo? Cioè, qual è stata l'idea tua che hai capito con il tempo e dici questo bisogna farlo? Ma una cosa che ho scoperto io, che mi sono inventato nel 2007, è stata quella che, ad esempio, le barche Orca abbiano tutti i fiocchi della stessa identica superficie. Il leggero, il medio e anche il fiocco pesante, secondo me, devono essere tutti identici come metri quadri, ma avere forme e materiali diversi, in modo che quando ci sono 20 nodi e usiamo il fiocco pesante, non paghiamo né il certificato e il fiocco leggero, che magari ha 2 metri quadri in più, e la regata è persa prima ancora di cominciarla. Stessa cosa nei Jennaker, e questa cosa, da quando l'ho scoperta e abbiamo iniziato a farla, l'hanno copiata non solo tutte le barche Orc, ma anche il circuito dei TP52 ha cominciato a fare le vele identiche e me la sono inventata da solo. Adesso i TP52 hanno un po' cambiato le regole di classe, il fiocco pesante è un po' più piccolo, certe barche che fanno grandi regate offshore, il Genova Heavy, anche quello è dal 5-6%, un po' più piccolo, però questa è una delle varie invenzioni che penso di aver tirato fuori e per anni ne ho giovato non poco durante le regate. Senti, io credo nel frattempo Loris stia anche iniziando a raccogliere un po' di domande che ci stanno arrivando nei social.
Mettiamola così, arriva un armatore e ti dice di organizzare un team per qualche regata importante del 2021. Qual è il primo ruolo che scegli? Se potessi scegliere, sceglierei il ruolo del timoniere. Dopo del timoniere, sceglierei quello del tattico e poi quello del randista. Però diciamo che quando, come ho detto all'inizio, scelgo una stagione, mi piace farli tutti e tre questi ruoli perché, ad esempio, mi rendo conto che quando sono alla tattica o al timone mi stanco tanto di più rispetto a quando faccio randista, dove sono più tranquillo e rilassato, e quindi stare tanti giorni così tanto teso o voler per forza avere tutto sotto controllo come quando faccio il tattico è ben più faticoso e non potrei reggere le 150-160 giornate che faccio via di casa. E quindi se parliamo di una regata secca, certo. La cosa che più amo fare è stare al timone. Ho avuto modo di conoscere meglio anche in una delle ultime esperienze che abbiamo condiviso insieme, appunto, proprio la tua idea di assegnare ai vari atleti, insomma, a chi fa parte del team, anche un ruolo extra per quanto riguarda il mondo sportivo. E lo ruolo di divertimento a chi lo assegni di solito? Diciamo c'è sempre una persona che si assegna questo ruolo da solo di tenere alto il morale dell'equipaggio. Quel ruolo non lo devo mai assegnare io, ma viene il gruppo lo affida a qualcuno in automatico, di carismatico, e servono anche quelle persone perché il divertimento in uno sport e in un gruppo è la base del risultato. Ma il gruppo probabilmente nasce anche in quelle occasioni, effettivamente. Basta pensare un po' ai ritiri calcistici, vengono fatti certo da un lato per la preparazione e dall'altro proprio per fare gruppo e stare tutti insieme. Certo. Rico, ci sono delle domande che io ti Prego. girerei. Paolo, buonsignore Enrico, quando sei in barca, qual è la cosa che ti dà più piacere e che ti piace di più? Ma penso questa l'ha già risposta prima dicendo timoniere, tattico, piuttosto che, non so se vuoi aggiungere qualcos'altro. Ah, sì, diciamo la cosa che più amo fare è quella di vedere che attorno a me le persone hanno dato il massimo e io quando salgo in una barca e vedo che è tutto perfetto e se abbiamo pianificato alle 10 di uscire in mare e vedo che qualcuno già alle 9:40 comincia a togliere il coprilanda, i parabordi, si cominciano a vestire. Per me è veramente un piacere pensare solo alla regata e andare in battaglia. Non vedo l'ora. Certo, ti ringrazio. Federica qua ci scrive: quale velocità massima hai raggiunto con il tuo mot? Purtroppo non sono ancora entrato nel club dei 30 nodi, ci sono andato vicino in varie occasioni. Da 28 a 29 nodi, ma non ci sono mai arrivato ai 30, che magari potrebbe essere uno degli obiettivi del 2020, appena ci fanno uscire di casa, la voglia è tanta. Bene, io adesso ci sono tantissime altre domande, ma ti lascerei col tuo programma, altrimenti penso che non riusciamo a terminare quello che volevi dire. Certo. A te. Una delle tante cose che negli anni è cambiata nelle barche da regata è, diciamo, il come, ad esempio, modificare le centrature dell'albero. Negli Swan siamo arrivati addirittura a fare delle cose un po' particolari in condizioni di poca aria per essere più veloci degli altri e ad esempio mi riferisco che arriviamo a mollare le diagonali talmente tanto per avere una sorta di catenaria nell'albero e ingrassare la randa che questa cosa aumenta troppo la catenaria sullo strallo di prua e non si riesce
né ad avere un buon angolo di bolina né ad avere una buona forma sul fiocco. E ultimamente stiamo navigando con il paterazzo tirato con poca aria per sopperire a questa, diciamo, cosa negativa che fanno le diagonali che ci migliorano l'albero ma ci peggiorano lo strallo di prua. E questa, diciamo, è una delle cose nella quale ci stiamo lavorando in questi ultimi mesi, ed è molto affascinante che chi avrebbe mai detto qualche anno fa di andare con poca aria il paterazzo tirato. Bisogna saperci lavorare, provare, capire il quanto, come, magari non subito dopo una virata quando si sta ancora accelerando, ma magari quando si è già arrivati vicini alla velocità giusta, si può cominciare a fare questa cosa. Altre cose su cui lavoriamo tantissimo sono sicuramente il windage, dove sappiamo che la resistenza che la nostra barca fa quando avanza rispetto al vento è importantissima. Se pensiamo ai ciclisti come si vestono, o agli equipaggi di America's Cup come si vestono, al motorsport come è fatta la forma delle macchine o delle moto, dobbiamo anche noi cercare di fare il possibile, quindi sfilare le drizze quando è permesso, fare di tutto perché non ci siano cime in più a prua, gli strumenti hanno al jumbo una forma particolare di, diciamo, di porta strumenti, tutte cose fatte per aumentare la performance, che sappiamo che se anche fosse solo di una o due lunghezze alla fine di una bolina di un miglio e mezzo, magari sono quelle che aiutano a incrociare davanti a un gruppo di barche invece che dover poggiare dietro e perdere centinaia di metri. Penso che se mi guardo attorno alle regate NARC che vedo in giro, sempre per fare degli esempi, vedo che tante barche non sono performanti sempre in tutte le condizioni, e questo per le loro caratteristiche di progetto, da come nascono. Faccio l'esempio dell'X35, nasce per fare regate monotipo, quando regata in ORC è un'ottima barca in condizioni di poco vento, ma appena il vento arriva a soffiare sopra i 12 nodi è una barca che fa tanta fatica, è compensato a vincere. Ci sono delle cose sullo studio delle vele, sul piombo che si può avere in sentina, su come si può modificare una chiglia, che sono delicatissime da bilanciare, ma che possono trasformare la nostra barca in all round invece che sbilanciata da una parte. Questa è una cosa che a me piace tantissimo fare e che in passato e tuttora faccio, e mi dà tanta soddisfazione proprio perché ci penso anche di notte quando mi ci metto in un argomento. L'esempio anche vincente della barca Mind the Gap è una barca che quando ci siamo saliti aveva ottenuto dei buoni risultati, ma abbiamo apportato delle modifiche non da poco, cambiando completamente la forma dei fiocchi. Addirittura per quanto riguarda la randa l'abbiamo dotata di due stecche full button invece che avere una randa tradizionale, e quella è tuttora una barca che ne ha poche rivali in ORC. Abbiamo la fortuna di gareggiare contro barche quando regattiamo in sport boat o miniatura, che sono praticamente quasi lasciate con l'assetto che hanno One Design, e lì abbiamo una marcia in più. Infatti i vari campionati li abbiamo sempre vinti con una prova d'anticipo. Quindi questa è un po' la mia peculiarità, pensare a tante,
ha tante possibilità, come modellare la barca per la regata a cui stiamo partecipando e giocare con l'equipaggio finché ognuno si sente soddisfatto e così so che dà il 110%. Prima abbiamo citato l'amico Tommaso Chieffi, ma potrei parlare di altre caratteristiche positive ovviamente che ha Lorenzo Bressani, oppure di altri trimmer con i quali ho navigato, tuttora navigo. Quindi il gruppo penso sia di base la cosa più importante per avere una formula vincente. Sono fortunato perché posso scegliere. Staremo adesso a vedere nella nuova versione della vela dopo la pandemia Covid, come sarà, ma sono sicuro che comunque che siano regate offshore, che siano regate foiling o che siano regate orc, comunque la cura dei dettagli e l'affiatamento saranno sempre vincenti. Senti, quando ti hanno chiesto di organizzare un team per partecipare alla Red Bull Youth Americas Cup, qual è stato il tuo primo pensiero? Ma a dire il vero, a suo tempo sono stato io a decidere di organizzarlo e il mio nasce tutto dal fatto che sono stato chiamato come esperto locale per le regate di Venezia dell'America's Cup World Series e ho avuto il piacere di stare quindi assieme ai ragazzi di Team New Zealand tutti i giorni e vederli lavorare. Finita quella settimana, ho detto come posso fare a rimanere in questo mondo dei catamarani, dell'America's Cup, di questa nuova. In quegli anni i catamarani erano un nuovo mondo adrenalinico e avevano proprio durante l'evento di Venezia lanciato questo evento per i giovani e mi sono detto perché no, stavolta ci voglio provare, non in prima persona, ma da dietro le quinte. Ed è stata veramente un'esperienza emozionante. Tu sai che una delle peculiarità dei webinar che è appunto quella di mettere in palio a un certo punto a sorpresa un gadget. Quindi a questo punto io chiamerei anche l'aiuto di Loris, che in rappresentanza proprio del NARC, perché direi che è arrivato questo momento. Sì, proponiamo la domanda. In quale anno Enrico è stato il manager del team italiano nella Red Bull Youth Americas Cup di San Francisco? Vediamo che risponderà. Bene, Bene. posso rispondere io? No, assolutamente no. Vai pure avanti, Enrico. Certo, diciamo che questa vela ci dà tantissime possibilità per divertirci, perché stare con degli amici in mezzo al mare è veramente molto piacevole. Io ho la fortuna di passare da regate tra le boe a regate offshore, da barche con poche persone a barche da 25-30 persone di equipaggio ed è veramente incredibile l'affiatamento che bisogna avere, la coordinazione e anche la gerarchia stessa che si deve creare all'interno dell'equipaggio. Non nascondo che non sia sempre una cosa facile, ma è forse la cosa più bella del mio lavoro. Adesso, quando riprenderemo a navigare, avrò la nuova esperienza con questa barca 69F che vola a circa 30 nodi di velocità e dovrò da zero mettermi a capire, pensare quando questa barca avrà tutti e due i foil in acqua, quando ne avrà uno solo, quando dei due foil, quello di sopravvento, deve essere tutto su o a metà o tutto giù. Ed è questo forse il bello del nostro sport, che come
le condizioni meteo marine sono imprevedibili, cambiano, non c'è una cosa di sempre scritta, anche nelle regolazioni c'è sempre un qualcosa da migliorare e anche nello spirito di squadra, quindi questo è forse quello che amo di più del mio lavoro, che non c'è mai una giornata uguale alle altre in tutti, sotto tutti i punti di vista, per questo forse non mi stanco di star così tante giornate in mare e lontano da casa, per quanto faticoso sia. Nel frattempo abbiamo anche il vincitore di quello che è il contest, possiamo dirlo, è Marco Palazzini, di quando era l'anno dell'edizione a cui hai partecipato. È il 2013. Ok, continuando, se sei d'accordo, io direi, con l'aiuto anche di quella che è la grafica, di andare un attimo a vedere, a curiosare, no? Quelli che sono, quella che è la divisione dei ruoli che tu assegni per quanto riguarda tutta la parte extra sailing. Certo, diciamo, di uno degli errori che facevo all'inizio della mia, diciamo, carriera extra sailing, di non solo fare il velista ma anche mettermi un po' in discussione come team manager, era quello di voler avere tutto sotto controllo per stare tranquillo. Controllavo tutto, facevo tante ore in barca, ma alla fine non era la strada giusta. La cosa migliore è delegare gli altri e essere solo un supervisore e una persona che tiene unito il gruppo. Se leggiamo questo piccolo, diciamo, schema per una barca di 40-42 piedi, vediamo che ogni persona ha un ruolo più o meno importante, ma fondamentale alla riuscita del risultato. È ovvio che sia il navigatore stesso ad occuparsi degli strumenti, magari deve mettere sotto carica il VHF, in caso di regate orc deve controllare che le classifiche non abbiano degli errori, ci siano dei comunicati, un po' lo può fare il navigatore, un po' magari lo fa il tattico, e anche dialogare con il meteorologo e capire se è andato tutto bene, scrivergli un report che era tutto perfetto, se qualcosa era non proprio preciso da comunicarglielo, in modo che il giorno dopo venga fatta attenzione e la previsione sia impeccabile. Sono tutte cose che necessitano di tanto tempo, però che se divise in 11-12 persone fanno una differenza enorme. Basterebbe che ogni persona riuscisse a dare l'1% in più alla performance, che sarebbe a fine giornata il 10-11% in più complessivo, e sarebbe una vittoria schiacciante contro gli altri. Quindi questo è, secondo me, il segreto. Assolutamente. Proseguendo poi tra le varie cose, insomma, tra le varie clip che avevi così preparato, ce n'era una che la sto cercando, la trovo subito. Allora, ci siamo. Eccola qua, gli strumenti. Ma sì, gli strumenti sono un altro di quei settori dove averli e saperli usare veramente bene fanno una differenza pazzesca. Io, per quanto riguarda gli strumenti, al di là di dedicare un paio di giornate a farli tarare o a tararli io in prima persona, li uso in maniera diversa a seconda se ho un navigatore professionista o meno. Ad esempio, le partenze, che sono una cosa delicatissima di ogni regata, se il navigatore è un professionista mi faccio dare tutti i dati, ad esempio i secondi che mancano da bruciare per arrivare alla linea, se siamo quindi sotto le line o meno, mi faccio dire
tutta una serie di cose che aiutano tantissimo il ruolo del tattico o del timoniere, mentre se siamo in un equipaggio di non professionisti, già avere il navigatore che solo mi comunica i metri a linea è un vantaggio enorme ed è un dato banale da leggere o anche da prendere, andare vicino alla barca comitato e alla barca boa e prendere la posizione GPS, ed è una cosa banale poi sentirsi suggerire dal navigatore a quanti metri ci troviamo dalla linea, e in regate anche come la barcolana stessa, dove a un certo punto non si vedono più le estremità, o a una qualsiasi regata NARC o miniatura o sport boat da 50 barche, avere un buon dato dei metri a linea che con un'antenna da 5 MHz ci dà la posizione 5 volte al secondo è una cosa, è un aiuto enorme, enorme, enorme. Per poi non parlare, ad esempio, delle performance che deve ottenere la nostra barca. Se il navigatore è un professionista, mi dirà in quel momento in cui stiamo navigando se stiamo andando al 100%, 95%, 98%, e quindi i trimmer o il timoniere si regoleranno di conseguenza le vele o il modo di portare la barca. Qualora il navigatore faccia difficoltà a capire cosa sta succedendo in quel momento specifico, basta avere una buona tabella dei target stampata, plastificata e attaccata alla barca, che anche quello è una differenza enorme. Quindi tutte cose che, se ben pianificate prima, il giorno della regata è un gioco da ragazzi, ognuno le sa fare, controllare, ed è una nostra routine. Se invece sono cose che non abbiamo preparato, ci si può far più fatica e magari perdere punti utili durante il campionato. Senti, secondo le ultime news da parte della federazione, sembra che non si ritorni a regatare prima di luglio. Secondo Enrico Zennaro, quando ritorneremo in barca? Ma ci metterei la firma a cominciare a regatare a luglio. Addirittura sarei felicissimo lo si potesse fare a settembre, perché così vorrebbe dire che già nei prossimi mesi di giugno, luglio, agosto possiamo o allenarci o riprendere a ottimizzare le varie barche sulle quali andiamo, e quindi sono proprio curioso e scalpito per tornare in barca il più presto, come immagino tanti appassionati che ci stanno ascoltando. Enrico, qua per concludere, perché siamo al limite dell'ora e noi avevamo messo questo termine come ultimo, ma non posso non farti questa domanda che i giovani ci stanno facendo. Nello specifico, Marco Palazzini, quali sono le tappe per diventare navigatore? Ma innanzitutto, per essere un navigatore bisogna, secondo me, prima essere... Potrei rispondere anche io. Anch'io, perché... saper tanto di strumenti, ma poi non avere, ci si mette molto più tempo a essere, diciamo, un tecnico che vuol diventare un navigatore rispetto a essere un bravo velista che vuol diventare un navigatore. A seconda di quale dei due esempi di persona, di velista siamo, dobbiamo capire quali scelte fare. Come io vado in barca spesso con velisti più bravi di me, magari una persona che vuol diventare un navigatore, forse la strada migliore è quella di andare in barca con un navigatore bravo e non cominciare volendo proprio fare il navigatore, magari bruciarsi e facendo degli errori di percorso, di gioventù, che tutti fanno. Quindi, se posso permettermi di dare un consiglio, la tattica migliore è quella di cercare di stare più in barca possibile con quelli che già sanno fare quel ruolo. Bene,
Ancora questo giovane che dalla foto è un ottimista o un naserista, non riesco a vedere, ma sei un naserista. Samuele Naldi, quale consiglio daresti a un giovane per diventare un professionista? Cioè, tu daresti ai giovani questo consiglio e la tua carriera ti dice che è giusto per i giovani intraprendere questa strada? Ah, sì, diciamo, ogni persona in base al carattere, al dove vive, ha determinate possibilità rispetto che altre. Per diventare un professionista, di base, penso che la cosa più importante sia credere in se stessi, anche quando le cose non vengono subito, ma magari ci si scontra contro dei cattivi risultati o delle chiamate inaspettate che non arrivano o a dinamiche non sempre facile per un giovane farsi prendere o accettare da equipaggi già rodati che sono un po' un numero chiuso. Quindi penso di per chiunque sia quello di crederci sempre e contattare le persone su Facebook, via mail. Cercare di mettersi a disposizione, prima o poi l'occasione arriva per tutti, per chi ci vuole veramente arrivare. Quindi, certo, chi lo vuol fare si deve tirare su le maniche e non mollare mai. Bene, siamo giunti all'ora fatidica. Io direi, Alex, se volevi dire ancora qualcosa, ma siamo in chiusura. Ma volevo semplicemente ringraziare Enrico, insomma, per la disponibilità e per questa bella oretta di quarantena che abbiamo trascorso insieme. Grazie a tutti voi, saluto ovviamente e ringrazio chi ci ha commentato o semplicemente ascoltato e non vedo l'ora di rivederli nelle banchine a qualche bella regata. Grazie Ale, grazie Enrico. Volevo soltanto ricordare che il prossimo webinar sarà Coppa America da Luna Rossa all'ORC, Dario Magarise e Cristian Grigio. Questo sarà il prossimo appuntamento di venerdì alle 18:30. Grazie a tutti per averci ascoltato e alla prossima.